Angela, vieni un po' più avanti di dentro. La signora della Maria, vieni. Teresa più a sinistra. La Maria più a sinistra. Grazie! Non mi coprire la palata. No. Si chiama Antonietta! Cioè, ma cosa ci farò guardare tutto il nome di questi rimbambi? Ma cosa? A sinistra mia. Andiamo bene? Va bene. Giusto altro passi dietro, va bene? Ma guarda che sono solo. Ma io ci vedo. Mi sento sola. Che bracco, un po' che siamo. 3, 2, 1. Salve, benvenuti alla nostra rubrica Un giorno, un allenamento. Oggi nel nostro gruppo abbiamo una new entry, lei si chiama Grazia e fa attività motoria con noi il martedì e il giovedì, ve lo ricordo. Oggi faremo dei piccoli esercizi molto semplici. Partiremo subito dalla nostra stazione retta. Da questa posizione cosa faremo? Portate le vostre dita sulle anche a livello inguinale. Da questa posizione spingiamo indietro il nostro bacino e apriamo lateralmente una gamba. Quindi una gamba è flessa, l'altra è aperta all'esterno. Le mani sono poggiate al centro della coscia. E da qui sposteremo il peso del corpo alternando a destra e a sinistra. Non modificate la posizione del bacino. Il bacino deve puntare sempre indietro in modo tale da permettervi di allungare la parete posteriore del vostro corpo a destra e a sinistra. Il ginocchio non va spinto molto avanti, rimane in linea con il tuo piede a destra e a sinistra. Faremo 10 ripetizioni, 10 su una gamba e 10 sull'altra. Dopodiché ci fermeremo, fletteremo entrambe le gambe, intra ed extra ruota i piedi, srotola la colonna verso l'alto. Questa è la fase di rientro. Secondo esercizio, spostiamo avanti una gamba, l'altra indietro. Ricordatevi che i piedi devono essere sullo stesso asse, quindi guardare in avanti, leggermente spostati tra di loro. Sposta il peso del corpo avanti e poi bacino dietro come hai fatto prima. Fletti il ginocchio dietro, stendi avanti, tira su la punta del piede. Riappoggia e carica il peso. Sposta indietro il peso, carica avanti il peso. Anche qui facciamo sempre 10 ripetizioni, avanti e indietro. Nona, avanti, indietro, ultima. Avanti rimani con la gamba flessa, scivola avanti con l'altra e srotoli verso l'alto. Cambia gamba, avanti, indietro, piedi che guardano tutti e due avanti, non voglio vedere piedi girati, tutti e due avanti, e fai lo stesso identico lavoro. Sposta indietro l'anca e avanzi, sposta indietro e avanzi. Quando sei alla decima ripetizione ti fermi, fai scivolare la gamba dietro, srotoli sempre vertebra dopo vertebra, petto, spalle e per ultima la testa. Grazie e buon allenamento.